Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Until Dawn. Preparate una scorta di mutande, ragazzi, oggi ne avremo bisogno. Mike e Jess arrivano alla baita, ma qualcosa è sulle loro tracce. Nel frattempo, Josh e compagnia bella decidono di utilizzare una tavoletta Ouija con risultati molto, molto inquietanti. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Sam e Josh si stavano recando nel seminterrato per far ripartire la caldaia. Voglio dire, stanno tutti morendo di freddo e la ragazza non vedeva l'ora di farsi un bel bagno caldo. Per favore, vediamo di fare ripartire quella macchina perché vogliamo vedere Sam nuda. Vogliamo le zizze, porco cane, qua ancora nessuno è riuscito a bombare. Spero che tu sappia quello che stai facendo, giovine. Scusami tanto se ti ho portato qui sotto. Portami un po' d'acqua calda, così saremo pari. Voglio dire, non saresti mai scesa qua sotto da sola, vero? Beh, qui è abbastanza inquietante. Già. Meglio non venirci da soli. Puoi star zitto, Josh, che già mi stai inquietando tantissimo. Abbiamo trovato una mazza da baseball? Buongiorno. Questa potrebbe tornarci utile, in effetti. Sam, perché stai guardando con così tanto desiderio quella mazza? Facciamo finta di nulla che è meglio. Che ci fa qui questa? È tua? Certo che sì, la usavo per giocarci con mio padre. Logicamente, prima che non avesse più tempo da dedicarmi. Ah beh, lasciamo stare per ora. Ok, vediamo cosa possiamo fare con questo vecchio boiler. Ci sono delle ripercussioni. Oh, quella mazza probabilmente ci tornerà utile in futuro. Me la puoi tenere? Cos'era? Cos'è stato? Fammi... luce qui, così vedo cosa faccio. Oddio, mi sembra di essere tornato ai tempi in cui davo una mano a mio padre. Tienimi ferma la torcia, no più in alto, no più in basso. E porco cane, non muoverlo. Non muoverlo, non muoverlo. Perché c'è il controller che vibra, porca di quelli per porca. Ok, andiamo con ordine. Bisogna aumentare la pressione dell'acqua prima di accendere il boiler. Bravissimo. Sembra complicato. No, in realtà è semplice. Devi solo far entrare l'acqua all'interno della caldaia. Allora, vediamo quindi di aumentare la pressione. Perfetto. E vai, 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 vai. Perfetto. Ho visto qualcosa, l'avete visto sulla destra? Bene, batti il 5. Yay, best friend forever, non te la darò mai. Ok, ora possiamo tornare di sopra prima che accadano cose brutte, per favore. Che succede? Ma cos'è? Potrebbe essere un sacco di cose. Ma ti vuoi star zitto, Ciccio? Ehi, falla finita. Sto solo facendo Josh. Ti eri davvero spaventata. Ok, possiamo scherzare con lui? Ma sì, dai, gli faccio il jumpscherone. Oddio, Josh. Dico davvero, c'è qualcosa. Ah, fregato. Peccato. Va bene, brava. 30-0. Addirittura. No, quando hai fatto il primo punto? Si parte da 30, no? No, da 15. No. Molto meglio il ping pong. Ah, queste donne che non conoscono gli sport. Ok, lo senti anche tu, vero? Chi è che sta sbattendo? No, è Franco, Josh, che teniamo prigioniero qua in cantina, tranquilli. Il ritmo è regolare, strano. No. Non ci sento nulla di regolare. Chi c'è qua sotto con noi? Vado a dare un'occhiata io, c'ho più palle di te. Andrò a controllare. Cosa? Perché? Che ti frega, fifone? No, forse c'è... Ha veramente paura. Perché non difendi il fortino mentre io controllo? Come desidera, madame. Mi sto per prendere un big jumpscare, vero? È solo un topo? Ciao piccolo topolino, vieni a giocare con me. Oh maronne, oh porca di quelli per porca, che spavento. Ok, ok, corri, corri, corri poppona cifra. Aspetta un attimo, mi sembra di aver riconosciuto la voce. Si è cavata la maschera. Sembrava la voce di cosa, non mi torna di Matt. No, di quell'altro, come cavolo si chiama. Apriti, apriti veloce. Perché queste porte sono chiuse? Per tenere fuori gli estranei. Direi che non funziona molto in effetti. Ehi. Cosa? Ehi! Ma che diavolo? Chris! Ci siete cascati? Lo sapevo, era quel cretino di Chris! Cosa? Bello, davvero bello, bello. Ma perché hai fatto una cosa simile? Qua sotto è pieno di attrezzi di scena. Come avrei potuto non sfruttare l'occasione? Dici sul serio?
E tu ne eri al corrente? No, però è stato bello, davvero, roba forte. Siete due idioti, ragazzi. Due grandissimi idioti. E va bene. Ammetto che il tuo scherzetto idiota forse era un po' divertente. Maestro dello scherzo. Non ho detto niente del genere. Ho detto che il tuo scherzo è idiota. Cazzo, se avevi paura, ammettilo. Non è vero. Andiamo, te la sei fatta sotto. Josh, ma che cavolo hai addosso? Ho trovato la mia vocazione. Ah, niente patata. Ti prego, quindi dimmi che farai il voto del silenzio. Brava Ashley. Ok, ok, almeno hai trovato quello che cercavamo. Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Sapete, no. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Oh no, loro due di nuovo. Pronto, Matt, vuoi venire con me a prendere la borsa? Sì, arrivo. Quanto non la sopporto lei. La possiamo buttare in un crepaccio e tanti saluti? Andiamo subito così di totem, senza un minimo di rispetto. Totem, guidami tu. E un po'. Ah! Oh! No. Qualcuno perderà due dita stanotte. Ah! Sembrava un urlo maschile, quindi è uno dei nostri maschioni. Beh, finché sono due dita e non è il pisello, direi che va tutto bene. Marone, fa un freddo bestia qua fuori, peraltro. Ti senti meglio ora? Scusa? È stato un bello scontro. Più ci allontaniamo da Jessica, meglio mi sento. Voglio solo che ti rilassi. Sai, che ti diverta. Mi rilasserò quando lo faranno tutti. Ma grazie per il pensiero. Ok, sembra che sia effettivamente meno arrabbiata con l'intero mondo. Quantomeno è meno arrabbiata con noi. Ribadisco che tornare di sotto per recuperare una... Sa, mi son cacato in mano. Mi sembra eccessivo. Ok. Va tutto bene, potevate recuperarla domani mattina. Ehi, stupido, vieni di qua. Flirta o resisti? Potremmo provare a flirtare giusto un attimino? Vuoi portarmi in un posto appartato? Perché non vieni a scoprirlo? Ok, stanotte si bomba. E che volevo dare un'occhiata da questa parte. Vediamo un po' se possiamo dare giusto una sbirciata veloce. Non c'è corrente. Che strano. Peccato. Ci potevamo appartare là in fondo, ciccia? C'è un capanno dove nessun assassino verrà ad ammazzarci. Che cosa combini, eh? Beh, sono tornato. Bravo, ora ubbidisci. Nessun problema, padrona Emily. Grazie per avermi aiutata a trovare la borsa. So che a volte sono davvero pesante. Ma no, non si nota minimamente. Sei una personcina così simpatica, a modo, educata. Tutti ti amano. Nessun problema, piccola. Però ricordati che... non sono soltanto una splendida e robusta macchina portabagagli. Puoi provarlo? Sempre. Eh? Sempre. Aspetta, che intendi dire? Tipo, sempre pronto. Cioè, una cosa... Matt, stai zitto, per favore. Non sai essere sexy, ma neanche... Lasciamo stare che è meglio. Qualcosa ci sta guardando dall'alto. Ed è molto, ma molto inquietante. Per favore, facciamo bombare qualcuno. Non fatemeli morire vergini, sti ragazzi. Cos'è quella capanna lassù? No, aspetta, sembra un... Ah, è un ponte. Ah, oh, okay. Che bello essere qui stasera. Dai che si denuda nel bel mezzo della neve. Ed è bello essere qui con te, Mister Muscolo. Idraulico gel. Sono tutto muscoli. Ho anche un po' di cervello, stavo dicendo io. Basta trovarmi attraente, passiamo ai muscoli. L'hai mai fatto fuori? Fuori da cosa? Dalla mia auto. La tua auto è grande. Qui non è abbastanza grande? Ciccio, siamo sotto zero, non mi pare la migliore delle idee. No, dai, è squallidone. Sai una cosa, cerchiamo un punto migliore. Questo punto comincia per G? Oh, ci sono un sacco pessima. Di posti qui attorno. Cosa c'è di così importante nella borsa? Sono le mie mutandine. Quelle di pizzo. Oh, ok, ok. Assolutamente sono importanti. Beh, a cosa ci servono? Non vuoi vedermi mentre le indosso? Tanto te le strapperò di dosso. Forse voglio che tu le veda. La cosa mi metterà di buon umore. Andiamo a prenderle. Che bella bocca ha questa a fare. Infilaci la mano. Ma anche no. Non ci... Dai, falla entrare lì.
Oh, maronna, che spavento! Salva Emily, salva Emily! Ti salvo io, Emily. Donna! Emily! Lo sapevo che era uno scherzo, ma dobbiamo rimediare patata. Ci sei cascato. Cazzo, sei proprio stupida. Oh, andiamo. No, questo non mi è piaciuto per niente. Non lo so, forse è un animale. Non mi piace. No, non mi piace per niente. Non mi piace proprio per niente, ragazzi. Andiamocene di qua molto in fretta. O peggiore dell'ipotesi, facciamo in modo che l'assassino o qualunque cosa ci sia uccida Emily. E tanti saluti. Ehi. Questa non me l'aspettavo. Diavolo. Perché c'è una testa di maiale? Quello non c'era prima. Qualcuno ha veramente cattivo gusto. No, non toccate. Non tocca. Porca di quelle iperporca. C'è il filo spinato, ciccio. Bentornati. Oh oh. Messaggio sulla testa di maiale. Peraltro parla di un penitenziario. Sarà stato Chris o Josh. Ci prendono in giro. Non è divertente, ragazzi. Non mi piace. Neanche a me. Oh oh. Oh. Oh, Matt! Cosa cazzo succede? No, 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 no. Ma che diavolo è stato? Sai, non me ne frega più niente delle mie mutande. Voglio solo andarmene da qui. Concordo. Ok, ok. Nessuno è morto. È già qualcosa. Dottore, buongiorno. Cosa sta accadendo al suo ufficio? Vorrei capire i tuoi sentimenti verso la gente che teme l'isolamento, la solitudine. Aspetta un attimo. Perché c'è un ragno sulla sinistra e un animale morto male sulla destra? Oh mio Dio, è perché gli abbiamo detto le cose che ci fanno più paura. Sì, condivido effettivamente. Davvero? Perché non si direbbe dal modo in cui stai giocando la tua partita, lo sai? Indaghiamo più a fondo sui tuoi sentimenti nei confronti degli altri. A che cosa tieni e cosa rispetti di te e degli altri? Che cosa secondo te è più importante in una persona, lealtà o onestà? Io do grande valore all'onestà prima di tutto. Ok, quindi diresti la verità, anche se fosse spiacevole per un tuo amico. E cosa pensi di onestà e carità? Oh mio Dio, questo è già più difficile. Anche in questo caso darei sempre priorità all'onestà. La carità è sopravvalutata, immagino. Meglio essere veri con se stessi che aiutare gli altri? No, onesti verso gli altri, casomai. Ancora una volta temo che il tempo sia finito. Ne riparleremo presto. No, dottore, dobbiamo parlare di questo ambiente? Non ha minimamente senso. Capitolo 3, isolamento. 8 ore all'alba. Da ogni preconcetto, allentate ogni inibizione e... abbandonatevi interamente alla volontà altrui, sublimando ogni desiderio al maestro dello spirito, che sarei. Questo non lo dice. E tutti i presenti si spoglieranno a mia sola discrezione. Chris, dai, è una cosa seria. Io sono serissimo. No, sei un pirla. No, basta, proviamoci. Sì, dai. Ok, bene, vediamo che succede. Ashley, dato che ti sei convertita da poco, perché non fai tu da medium? Ok, alle 11 di sera ci mettiamo a giocare con la tavola Ouija, dopo che quell'altro ha perso le sorelle l'anno scorso. Non mi pare la migliore delle idee. Ok, cerchiamo di essere seri. Ok, c'è qualcuno? Ci riveleresti la tua presenza se ci sei? Aspetta un attimo, sei stata tu. Io non ho fatto nulla. Si muove ancora? Dai ragazzi, chi è che lo sta muovendo? Aspetta. Com'è possibile? La muovi tu? Giuro che si sposta da sola. Oh cazzo. Aiuto? Aiuto? Che aiuto possiamo dare? Non lo so, che significa? Dobbiamo sapere chi parla se vogliamo aiutarlo. Come ti possiamo aiutare? Si muove di nuovo? Cosa dice? Doppia AR. Si muove veloce. Cazzo. Oh mio Dio. Attenti. Credo che dobbiamo... scoprire chi sta cercando di comunicare con noi. Non possiamo aiutarti se non sappiamo chi sei. Puoi dirci il tuo nome? Se viene scritto Franco mi spavento tantissimo. Oh, ecco che va. Ok, S. I. S. T. E. Sorella? Sorella. Oh no no sorella. No, no 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 no. Sorella di chi? Dai, tua sorella. Scherziamo. Taci. Chiedi la sorella di chi? Josh, deve essere... Sì, ok, bene.
chiedi quale sorella, allora. Con chi stiamo parlando? Anna? Sei tu? Oh, perfetto! Oddio! Qui siamo alla follia. Josh, stai... Sto bene. Sicuro? Possiamo fermarci? No. Senti, se vuoi... Voglio sentire cosa dice. Non so da dove cominciare. Pensaci. Se questa è davvero Anna, potremmo scoprire cos'è successo quella notte. Josh. Ce la faccio. Se mi senti, se... Davvero, mi senti? Vogliamo scusarci per quello che è successo. È stata una cosa stupida e crudele. Scusaci. Ci spiace tantissimo, Anna. B. E. T. Betrayal, tradimento. Non mi piace. Tradita. Ma cosa? Ah, no, tradita, vabbè. Non ha finito. Oddio. K. P. L. Mi avete ucciso? E. Non l'abbiamo uccisa! Non le abbiamo uccise! Era solo uno scherzo! Ash, calmati, ok? Dobbiamo saperne di più! Mi spiace così tanto! Che cosa significa? Chiedi cosa è successo, è l'unico modo per sapere. Fallo, Ash! Ok. Chi ti ha ucciso? Anna, chi è stato? L? I? B? Biblioteca, forse c'è qualche indizio... Oh, Marone, cos'è quella roba là in fondo? L'avete vista? Oh. Prova, c'è una prova. In biblioteca. Oh! Che salto mi ha vibrato che controller. Porca Chris. Sapete una cosa? No, è ridicolo. Non è vero. Josh, non so cosa stia succedendo. Ascoltate. Io non so. Non so se questo scherzo ridicolo riuscirà ad aiutarmi a superare il lutto o se servirà a chissà cosa, ma non mi piace. Josh, no! Hai voluto usare tu la tavola spiritica! Ehi, calmati, non è colpa di... Non ho bisogno di questo schifo, ok? Ora basta! Ma è colpa tua! È stata una sua idea, ha ragione lei! Dobbiamo seguirlo! No. Starà bene, diamogli un po' di tempo. Non è colpa sua! È stato folle! Il puntatore è volato via dalla tavola! Se facevi finta, hai fatto proprio un ottimo lavoro! Ma no, che non facevo finta! Dovremmo fare come ha detto, andare a guardare in biblioteca. No, lei non c'entra nulla, era genuinamente spaventata come Josh. Oddio, adesso non so di chi sospettare. Oh! Vediamo un po' cosa è successo a Jess! Jess, tutto bene? Salva la patata almeno, mi serve tendenzialmente quella, tanto il cervello non lo usi, voglio dire. Maronne. Oh no, dov'è? Da dove provenivano quelle urla? Jess, dove sei finita? Non è divertente. No, proprio per niente. Jess. Vediamo se troviamo un altro totem. No, niente. Ehi, totem. Sei lì? Questo è all'interno, buongiorno. Maronne! Ah! Porco cane! Oh, che scherzo di... Cazzo! Menga! Ah... Stavo per farmela sotto. No, io me la sono già fatta sotto, Ciccio. Che cazzo sta succedendo qui? No, qualcuno si sta divertendo alle nostre spalle, a quanto pare. Forse quel cavolo di killer prima si diverte a terrorizzare le vittime e dopo le colpisce. Davvero, prometto che non ti uccido qua. Ah! Oh, cane. Oh mio Dio. No. Sei una cretina. No. Aspetta, devi vedere, devi... Io non guardo niente. No, Mike. No. Hai registrato tutto. Guarda che faccia! Ero spaventato, Jess! Non puoi fare una cosa del genere! Nel bel mezzo della foresta, poi, cazzo! Scusami, ti ho spaventato! Se lo fai vedere a qualcuno, io... Tu cosa? Io ti uccido! Non sapevo che urlassi come una vera ragazzina, Michael! Beh, spero proprio che tu sia pronto! Oh! Perché molto presto dovrai affrontare tutto il mio diabolico ingegno! Cos'è che ci sta inseguendo? O il serial killer c'ha tipo i superpoteri? Aspetta che intanto c'è un altro totem anche qua a terra. E vediamo un po' di cosa si tratta questa volta. Ok, c'è qualcuno che è salito in una zona in cui c'era un mulino d'acqua. Totem guida. Ok, devo segnarmi il mulino d'acqua probabilmente. Oh, cos'è stato? Che? Hai sentito? Oh no. Mike, corri. Ehi là? Ma che è la tua nonna? C'è qualcuno? Non fare queste domande perché la risposta non la vuoi sentire. Che fa? Tira un sasso?
Credo sia una pessima idea, ma lo faccio comunque. Buongiorno. Salve. Oh, ok, era un cervo. Era un cervo, porco cane, per un secondo ho temuto il peggio. Mamma mia, ci restavamo secchi. Ci sono un sacco di animali che si muovono di notte in questa foresta, Gioco, di notte gli animali dormono, ok? Quindi vedi di darti una calmata. Affascinante. È proprio come avevi detto tu, Michael. Ma qua è tutto distrutto. Capanno. Lo adoro. Cos'è sto schifo di posto? Oh, questa maschera è abbastanza inquietante. Perché è pieno zeppo di maschere in sto cavolo di posto? Spaventa o mostra? No, no, non terrorizziamo la poverina. Io non sono così bastardo. Ehi, hey, guarda questa maschera. Perché? È così strana, vero? È inquietante. Per me ti piace. Vuoi un bacio? Ah, Mike, piantala! Ok, come vuoi. Sono una donnina di classe io. Bella maschera. Sì, ma non inquinare, ciccio. A parte che il gioco sta laggando a schifo. Ok, al diavolo, cerchiamo di proseguire. Forse la nostra baita si trova un pochino più avanti. Quel cervo lo ammazzo male. Giuro. Porco cane, mi sta terrorizzando da ore praticamente. Ma stiamo scherzando? Dicevo, la baita si trova probabilmente più avanti. Ma cos'è? Non lo voglio sapere. Qualcosa ha fatto fuori il cervo. Ho sentito lo splacket tipico di quando ti tranciano male. Oh, maronne, cos'è successo qua? No, 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 no. Ma ragazzi, via. Ragazzi, merda. Fuggite sciocchi. È terribile. Cazzo, non ce la farà mai. Mi aspettavo che Jess sarebbe stata un pochettino più schifata. Uccidi il cervo o consola il cervo? Poniamo fine alle sue sofferenze, povero stellino. Ok, ok. Come faccio a... Non posso guardare. Okay. No, è stata una pessima idea. Okay. È stata veramente una pessima idea. Oh, porco cane. Oh, porco cane, non devo farlo. Cosa hai fatto? Ma che cazzo? Oh, Gesù Cristo. No. Via, 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 via. Corri. Non lo so. C'è un ponte. Qui, vieni qui, Mike. Oh, maroni, quick time event, mi ero dimenticato. No. Scorciatoia. Cerchiamo di essere veloci. Se scivola qualcuno, qua è finita. Prepara il tuo corpo per i quick time, umaronne. Li mettono in punti culo però i tasti. Correte ragazzi. Ok, perfetto. Ce la stiamo facendo. Nessuno scivoli o lo picchio male. Ok, ce l'hanno fatta. Incredibile ma vero, ce l'hanno fatta. Ragazzi, dentro la casa subito. Ovviamente lei deve cadere. Aiuta Jessica, veloce ciccio. Correte. Forza, dobbiamo andare. Lo so. E alzati allora, donna. Mike, prendi la chiave. Apri. Ok. C'è mancato un pelo. Allontanati da quella porta. Cosa? Tutto sotto controllo. Tranquilla. Stronzate. No, al 100%, 110. Accidenti, mi sembra di aver corso una maratona. Qualcosa di simile. Era un orso? Sì, per forza. Sono di notte. Veloce. Cioè, io non l'ho visto. Ehi, quella cosa non entrerà qui dentro, promesso. Come fai a dirlo? Perché so che gli orsi non possono aprire le porte dei capanni. Li ho visti aprire delle portiere. Cosa? Dove? Su internet. Sì, è vero. Davvero? Beh, qui non siamo su internet, Jess. Questa è la realtà. E ti assicuro che nessun orso o chissà cos'altro aprirà questa porta. Non era certo questo lo chalet che mi aspettavo, Mike. Già, c'è qualche spiffero, vero? Beh, se non altro c'è il camino. Non ci serve il fuoco per scaldare l'atmosfera. Michael, io sono una signora e una signora ha bisogno di un certo romanticismo. Una signora vorrebbe stare abbracciata al suo uomo davanti a un bel fuoco, immersa in un'atmosfera come si deve. Vedrai come arriva il caldo se iniziamo a strofinarci un po'. Mai? Sì. Fuoco e lucida atmosfera. Sì, mia signora. Ciccio, ci saranno 20 gradi sotto zero in sta cavolo di baita. E accendi un camino che appena ti tiri fuori il pipino, ti sparisce con il freddo. Ok, come prima cosa vediamo almeno di accendere un po' di luce che non si vede praticamente nulla. A meno che tu non voglia abbracciare una statua di ghiaccio, ti consiglio di accendere il fuoco. Questa andrà bene. Subito! Donna, un attimo di pazienza, porca di quelli per porca. Oh, non sono un tuo schiavo. E che cocchio, non c'hai solo tu la patata.
Tutte le donne di sto buio di gioco sono un attimino pretenziose. Bene, i ceppi sono pronti. Manca un cerino. Ok, dove lo trovo io un boio di fiammifero adesso? Peraltro, com'è possibile che non ci sia un generatore? Donna, che succede? Cos'hai perso? La patata? No, la patata no, eh. Merda. Cazzo, Mike! Eh? Oh, cazzo! Cosa? Dove diavolo è? Cosa? Che succede? Sparito! È sparito, Jess, calmati. Cosa è sparito? Il mio telefono, Sherlock. Non lo trovi? Merda, no! Devo averlo perso fuori. Ah, cazzo. Non posso perderlo, i miei mi ammazzeranno. Puoi comprarne un altro? Sarebbe il quarto quest'anno. Okay. E vabbè, dai. Okay. Sei un disastro, donna. Ti aiuterò a cercarlo. Deve essere fuori. Già, io non credo sia il caso di uscire ora con l'orso. O quello che è. Ok. Pensa all'obiettivo, la patata. La patata, Lon. Ok? E... olè! Fuoco zero. Non funziona così, ma vabbè, dettagli. Molto bene. Bravo. Oh no. Oh no. La creatura che decisamente non è un orso è qua fuori. Bene, mia signora. E ora che succede? E ci sta sbirciando dalla finestra. Perfetto. Oh, sì, così. Per favore, non sbirci. Scusi? Creatura pervertita? Oh, marone. Ma no. Ok, l'atmosfera si sta surriscaldando in effetti. Oh no. Abbiamo i mostri guardoni. O gli assassini guardoni. Non so chi cavolo ci stia guardando. Oh, marone, che spavento. Oh no. Oh Mike? No. Che cos'era? Non lo so. Ok, vai a vedere ora, per favore. Vacci tu, donna, porca di quelli per porca. Perché devo andare io a morirci male? No. Ho davvero un brutterrimo presentimento. Oh, marone, hanno spaccato la finestra? Sì. Qualcuno o qualcosa è entrato dalla finestra? Mike? No, aspetta, cosa c'è a terra? Il cellulare di Jessica? Come poi è arrivato qua? È il tuo telefono. Cosa? Il mio telefono? Non lo so, ha sfondato una finestra. Oh, almeno si vede un po' di culo, mi consolo. Cazzo, porca puttana. Forse quei brutti idioti ci hanno seguito per prenderci per il culo proprio quando iniziavamo a divertirci. Voi, sì, parlo con voi. Tanto lo so che ci siete. Cosa cazzo credete di fare? Ciccia, volete, rientra. Romperci le palle? Ciccia, rientra immediatamente. La giornata, perché adesso io e Mike scoperemo. Yay! Noi faremo sesso e sarà fantastico. Per cui godetevelo, perché di sicuro noi lo faremo. Dai che si bomba finalmente. Donna, oh maronne! Oh maronne! Cosa boia? Cosa? Oh porca di quella super mega porca! Si è verificato un errore di rete, pure il gioco si è spaventato. Cos'è appena accaduto? Ho la vaga impressione che non si bombi stasera. Io la butto là, Mi è morta Jessica così. Senza un minimo di rispetto. Comunicassero con noi. Non lo so. E non lo voglio non sapere. Non so se sperare che fosse vero oppure no. Noi dovremmo scoprirlo. Josh pareva spaventato durante la seduta. Sì, sembrava in grado di controllarsi, ma... Non dovevamo menzionare le sue sorelle. Ma è per loro che siamo tornati qui. Sì, ma non per... Una seduta spiritica. Forse abbiamo esagerato. Oh, maronne! Ma il Chris! Porca miseria! Questo non è normale. Sì. Guarda. Cosa? C'era qualcosa dietro i libri. C'è un pulsante, in effetti. Che cos'è? Un pulsante? Che ci fa un pulsante qui? Ottima domanda. Lo premo? I pulsanti servono a questo, in fondo. Perché non lo premi tu, ciccio? Oddio, non mi amputare il dito o la mano, ti prego. Ok, qualcosa ha fatto clacchete. Wow, stanza segreta, da non credere. Per caso siamo finiti in un film? Nel caso speriamo sia uno di quelli romantici. Tipico degli Washington avere passaggi segreti in casa. Magari nemmeno lo sapevano, il posto è molto vecchio. Allora, diamo un'occhiata? Dopo di te.
No, vai tu. Scusate l'ignoranza, perché in questa boia di casa non funziona l'energia elettrica? Qualcuno me lo vuole spiegare? Stiamo andando avanti a candele da ore. Oh, marone. Non mi sono cacato per il ragno davanti alla telecamera. Giuro, probabilmente è passato davanti alla telecamera proprio perché ho detto che ho paura dei ragni. Una foto delle due sorelle? Con il tatuaggio a farfalla di Anna, peraltro. Wow. Okay. Cosa? Wow, cosa hai trovato? Oh, oh! Con un messaggio dietro, peraltro. Gioco, potevi anche farmelo leggere, eh? Onesto o protettivo? No, no, deve saperlo anche lei assolutamente. Non voglio spaventarti, ma guarda qua. Cosa? Chris, cos'è quella? Credo sia quello che la tavola spiritica voleva che trovassimo. L'indizio? Sì, è una lettera. Fammi vedere. È una minaccia. Ok, l'ho trovato. Le prenderò e le dissanguerò come maiali e strapperò via loro quella pelle bianca e vellutata. 16 anni, Pip. Ho atteso 16 anni per le piccole Anna e Beth. Ok, decisamente per nulla inquietante. Perché non ci siamo fatti i cavolacci nostri? Aspetta che ho trovato qualcos'altro nel frattempo, un documento. Ah sì, vi ricordate, c'erano stati dei problemi legali perché la montagna che loro hanno comprato apparteneva a una tribù. E dice infatti, ho preso contatti con i discendenti della tribù e intendo effettuare una donazione al loro consiglio degli anziani. Guarire le ferite del passato non sarà facile, ma credo che sia un passo necessario. È firmata probabilmente dalla madre. Oh no, hanno visto di nuovo quel pazzo? Di chi cavolo stanno parlando? Del tizio con lanciafiamme? È davvero tutto collegato allora? Beh, ho ripensato a una cosa che ho visto prima con Sam. Cioè? C'era una specie di manifesto del ricercato, come nel Far West, sai? E? E Sam era convinta che ci fosse qualcuno che la seguiva. Quindi mi stai dicendo che c'è un criminale qui in montagna con noi? Beh, c'era quel tizio di cui ti ho parlato. Aspetta, quale tizio? Il tizio che ha minacciato gli Washington. Ha detto di volersi vendicare bruciando tutto quanto. E ho trovato la lettera dello psicopatico. Chris, se questo è il tuo tentativo di farmi sentire meglio, non funziona. Oh, maronne, cos'è? No, no, ragazzi, fuggite. Hai sentito? Quello era Josh! Sembrava Josh, in effetti. Josh! Oh, maronne! Oh, no, no, dai, no, no, non ne possiamo perdere due in una volta. Cosa succede? Fammi entrare! Ci copri quel buio di porta? Ashley! Oh, la stanno soffocando, che sta succedendo? Ok, vai, ciccio! Lo facciamo per la patata anche in questo caso? Non dimmi che è morta, non dimmi che è morta male. Che sta accadendo? Wow! Au! Mi ha tirato un cragnotone in faccia! Oh no! È arrivato l'assassino! Peraltro c'è la maschera da clown, mi sembra. No, che mi inquietano. Scusi! Ma no, che le spacca una spalla quella povera ragazza! E questo chi boia è adesso? Oh, la situazione si sta facendo molto inquietante. Che sta combinando? Ha messo i palloncini con le freccine. Questo bastardo ha preparato uno strano e sadico gioco. Ok, e noi siamo le sue pedine in effetti. Ragazzi, un episodio che devo dire mi ha lasciato parecchi infarti e ci siamo già giocati numerose mutande. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, speriamo che per adesso non sia morto nessuno, mi raccomando, niente spoiler, lasciate un bel mi piace nella serie e noi ci vedremo nel prossimo terrificante episodio. Ciao ciao!